ringraziamo Meryl Streep di essere qui a nome di Universal, a nome vostro. Questo applauso lo interrompiamo solo perché il tempo purtroppo è sempre tiranno. Io mi limito a ricordare che Mamma Mia uscirà il 3 ottobre in Italia in almeno 400 sale. Un microfono là, anzi facciamo qui, che il microfono è più vicino, e poi andiamo lì. Scusa Tirsa, ma Fulvia Caprara per La Stampa. Salve, l'unica cosa che volevo dirle è che la adoro e la adoro da sempre, in particolare in questo film, però siccome faccio la giornalista e questo è il mio lavoro, le faccio anche una domanda, oltre a averle detto quella che è la cosa più importante. Volevo chiederle, il film, oltre alle varie cose, è anche un grandissimo inno alla vitalità dopo una certa età. Voglio sapere quindi, e soprattutto alla vitalità femminile, secondo me ovviamente, e volevo sapere per lei qual è l'antidoto all'età, come si sopravvive al passare del tempo, da attrice ma anche soprattutto da persona. Grazie. L'antidoto al trascorrere del tempo, domanda. Naturalmente le posso dirlo personalmente, io sono grata di essere ancora qui e sono certamente grata per la gioia di avere la mia famiglia, di avere questa carriera e talvolta sì, sento il passare del tempo, mi sento forse più stanca alla fine del giorno, qualche dolorino alle ginocchia, ma ho ancora molta vitalità, molte risorse e credo che tante altre donne si sentono ugualmente energiche e forti, contributi da dare, e questo film è stato un modo di mostrarlo. Noi con il passare degli anni come donne diventiamo più, sappiamo dare di più e forse proprio perché abbiamo il senso del fluire del tempo vogliamo anche di più. Sarte, perché sennò è molto difficile vedere. Buongiorno a Roma. Dunque, una curiosità e una domanda. Per quanto riguarda la curiosità, lei ha una musicalità, è cresciuta in un ambiente musicale ed è, si è dimostrata anche molto molto brava a cantare. Se avesse dovuto scegliere la carriera di cantante al posto di quella di attrice, le orme di quale cantante le sarebbe piaciuto seguire? E invece la domanda è, questo film può anche essere visto come un film sugli uomini e sulle donne. Ci sono gli uomini da una parte e le donne dall'altra, un po' come erano anche gli ABBA, che erano costituiti appunto da due uomini e due donne. Pensa che in qualche modo, visto che c'è comunque di fondo, si parla di speranza e di delusione, pensa che in qualche modo questa sorta di rimpianto possa essere, possa raffigurare quello che è successo nella storia? Ok. Grazie. Che domanda? Adesso siamo passati alla storia. Parlare, mi vuole di specificare meglio questo concetto relativo alla storia? Se vuole può dettagliare meglio questa domanda sulla storia. Sì, la maggior parte dei film sono solitamente pensati per gli uomini, è un dato di fatto. E che noi ci siamo o meno non ha una grande importanza, ma di solito noi andiamo a vedere i film perché comunque ci piace, perché andiamo insieme ai nostri amici, mariti, fidanzati o figli. Però è vero che non si fanno molti film per le donne e questo è un film invece con una donna alla regia e che parla di donne, di figlie, di madre, di amiche. Ci sono certo degli splendidi uomini in questo film e molti uomini ameranno questo film se vi saranno portati, ma forse non lo sceglieranno come film, una loro priorità da andare a vedere al cinema. Io
sono veramente molto felice di aver fatto questo film, perché a seconda, se dobbiamo basarci sul riscontro internazionale, anche gli studios sono rimasti sconvolti dal successo. Le donne vogliono divertirsi. Il pubblico femminile vuole divertirsi e gli studi sono rimasti stupiti che esiste effettivamente un grande pubblico per questo tipo di film. Quindi quando lei mi parla invece della storia, che cosa in particolare vuole che io le risponda? Tirsa, vuoi rifarla in maniera sintetica, per favore, molto sintetica? Sì, rispetto alla storia del femminismo, ecco, per farla in maniera chiara. Ah, oh, history of feminism. I see, history. Ok. The history of... Allora, adesso abbiamo capito in quale contesto. Noi come esseri umani siamo una specie che si evolve. Mia nonna, che ha avuto 3 figli, non ha avuto diritto al voto. E quindi diciamo che tutto cambia. E per me oggi noi siamo in una situazione del tutto diversa, ma come ho detto la vita cambia, le cose mutano, spero per il meglio, anche se forse per taluni questo non sembrerà affatto.